Qui Crotone contro le discriminazioni in collaborazione con Liberi TV. Il 17 maggio è la giornata mondiale contro l'omofobia. Lei sa che cos'è l'omofobia? No, esattamente no. Praticamente è l'avversione contro le persone omosessuali. Lei cosa ne pensa delle persone omosessuali? Dovrebbero morire tutti, guarda. Come mai? Perché è una schifezza. È proprio... Non l'accetto, proprio una schifezza. Per me... È proprio una schifezza. Ma secondo lei ci dovrebbero essere persino alcune pene per le persone omosessuali? Sì. Del tipo? Le devono castrare. Va benissimo. È la giornata mondiale contro l'omofobia. Lei sa che cos'è l'omofobia? Sì. Trovo assolutamente riluttante il fatto che nel 2014 si parli ancora di omofobia. L'uomo non può essere distinto per sesso, razza o religione, quindi assolutamente condanno l'omofobia. Lei pensa anche un modo per contrastare l'omofobia? Un modo specifico no. Penso la prima cosa sia quella di non dare credito a quelle persone che comunque hanno quel tipo di pensiero. Quindi condannare in ogni modo, sia esplicito che implicito, appunto l'omofobia. E lei quindi favorevole o contraria alle unioni civili dello stesso sesso? Io sono favorevole, perché per me l'importante è la felicità dell'essere umano. E poi comunque anche religiosamente non c'è scritto da nessuna parte che per forza l'uomo e la donna debbano stare insieme. Penso che credo sempre nella felicità delle persone, quindi se stanno bene due persone dello stesso sesso, perché no? E per quanto riguarda invece l'adozione? L'adozione, sì, sono anche favorevole, perché penso che il bimbo debba crescere in un ambiente sano. L'ambiente sano non è detto che sia per forza uomo-donna. Magari ci sono famiglie dove uomo e donna non riescono ad andare d'accordo, il bimbo vive quindi un disagio, mentre invece ci sono bimbi, assolutamente come all'estero succede, bimbi comunque adottati da persone dello stesso sesso dove sono felicissimi. Quindi anche in questo caso sono favorevole. Ah, benissimo, la ringrazio. Il 17 maggio è la giornata mondiale contro l'omofobia. Sa che cos'è l'omofobia? No, non lo so, guarda, se me lo spieghi in parole povere io ti posso indicare. Allora, l'omofobia è semplicemente l'avversione verso le persone omosessuali. Lei cosa ne pensa al riguardo? Per me sono tutti uguali. Va benissimo. Lei è anche quindi favorevole al matrimonio ugualitario tra due persone? Sì, sono persone uguali come tutti gli altri. Lei sa che cos'è l'omofobia? Grosso modo. Ok, quindi sarebbe l'avversione contro gli omosessuali. Lei cosa ne pensa a riguardo? Io penso che ognuno debba essere libero. Lei pensa un modo? Mi dà fastidio soltanto quando si ostentano da parte delle persone c'è la volontà di imporre quello che è il loro stato, che poi deve essere libero tranquillamente, senza manifestazioni, diciamo così, ostentate e obbligate. Va bene, e pensa anche tipo a un modo per contrastare l'omofobia? No, assolutamente. Okay. Nel senso, non mi viene in mente niente in questo momento. Va benissimo. Lei è anche favorevole al matrimonio tra due persone dello stesso sesso? Io sono favorevole a tutto ciò che non comporta, favorevole al matrimonio dello stesso sesso, sì, anche perché è una scelta di un individuo libero che deve essere libero. Lei sa che cos'è l'omofobia? L'omofobia dovrebbe essere il non accettare, L'omofobia è praticamente l'avversione verso le persone omosessuali. Ecco, lei come pensa di contrastare l'omofobia? Esattamente, adesso io l'accetto, non mi fa, perché contrastarla? Quindi lei vuole contrastare, gli va bene comunque che ci sia omofobia? Assolutamente sì. Ok, va bene, quindi, ma lei è favorevole o non favorevole alle unioni tra due omosessuali? Le unioni sì, non sono favorevole al fatto che possano adottare dei figli.
Lei sa che cos'è l'omofobia? Penso sia, diciamo, la fobia contro le persone, diverse ideali politiche o razza o religione. Praticamente sarebbe l'avversione verso le persone omosessuali. Lei è favorevole o contro le unioni civili? Abbastanza favorevole. Non trovo nulla in contrario, se la legge lo consente, perché no? Lei ha anche un modo per contrastare, cioè ha un pensiero per contrastare l'omofobia? Ha un pensiero particolare? No. Penso che non sia dovere di chi governa trovare i mezzi per contrastare questo fenomeno, se c'è. Lei sa che cos'è l'omofobia? Certo. Lei sa anche un modo per contrastare l'omofobia? È quella della cultura, soprattutto. Soprattutto la cultura, far capire che l'omofobia non è una malattia, non è una perversione, ma è uno stato d'animo, d'essere che è insito nella natura. La ringrazio. E un'altra domanda. Lei è favorevole o contrario all'unione tra due persone dello stesso sesso? Io come unione di fatto la condivido, perché non mi sento di sindacare i comportamenti dei cittadini. Sotto l'aspetto giuridico la tutela senz'altro. Lei sa che cos'è l'omofobia? Sì, contro i gay, gli omosessuali. E lei pensa anche un modo per contrastare l'omofobia? Diciamo che l'importante è nelle scuole, fare qualcosa nelle scuole. Quindi i mass media sono molto importanti, perché ultimamente, sinceramente, è un po' troppo contro queste persone che sono come tutti gli altri. E lei pensa anche, tipo, è favorevole o contraria all'unione civile tra due persone dello stesso sesso? Sì, non sono contraria. Basta che ci sia amore, è uguale per tutti. Lei sa che cos'è l'omofobia? Sì, beh, l'omofobia, diciamo, è il, come posso dire, è la discriminazione verso gli omosessuali, e credo che sia una cosa molto, molto ingiusta, perché tutti noi siamo uguali, quindi non ci deve essere, credo che non ci debba essere, cioè, nessuna discriminazione, quindi ben venga questa. Lei pensa anche un modo per contrastare l'omofobia? Beh, credo che si debbano, cioè, che si debba cominciare ad applicare delle leggi, quindi, cioè, credo che non ci debbano essere più quegli episodi di tipo di bullismo nei confronti di queste persone, perché alla fine siamo tutti uguali, quindi, cioè, devono essere applicate queste leggi. E lei quindi favorevole o contrario alle unioni civili tra due persone dello stesso sesso? Sì, all'unione civile sì, però non ai matrimoni, nel senso in chiesa, quello no. Quindi, diciamo, vuole un matrimonio al comune e non, diciamo, secondo... Sì, perché comunque c'è l'unione vera e propria, è quella tra uomo e donna, dal punto di vista cattolico. Poi dal punto di vista civile ci può anche stare un'unione... Lei sa che cos'è l'omofobia? Dovrebbe essere, diciamo, l'avversione verso i gay, verso le persone omosessuali. Lei pensa anche a un modo per contrastare l'omofobia? Non avrei idee, però bisogna partire dalla scuola, secondo me, a considerare tutti gli uomini uguali, perché sennò così si fanno le discriminazioni inevitabilmente, dalla scuola. Lei è favorevole o contrario alle unioni civili tra due persone dello stesso sesso? Io sono molto libero su questo problema, perché penso che ognuno può decidere della propria vita senza che gli altri intervengano. L'essenziale è che si rispettino i diritti degli uomini. Lei sa che cos'è l'omofobia? Sì, disprezzo, diciamo, verso chi ha... Verso le persone dello stesso sesso. Lei cosa ne pensa riguardo agli omosessuali? Guardi, io sono cristiano, come tale rispetto, diciamo, quello che c'è scritto nella parola di Dio, nella Bibbia, no? Che in principio Dio creò l'uomo e la donna, no? Affinché poi formassero una famiglia. Quindi è questo lo standard che Dio dà agli uomini. E io
mi rivedo in questo standard, anche se non bisogna però discriminare, perché Dio non ama l'omosessualità, ma Dio ama gli omosessuali in quanto uomini, in quanto persone come tutte le altre, quindi sono contro la discriminazione. Pensa anche a un modo per contrastare l'omofobia? Da dove si dovrebbe iniziare? Sono molto più frequenti gli episodi contro omofobia. Non saprei da dove. Lei quindi favorevole o contrario alle unioni civili dello stesso sesso? No, sono contrario. Lei sa che cos'è l'omofobia? No, non lo so. È l'avversione verso le persone omosessuali. Lei cosa ne pensa delle persone omosessuali? E vabbè, non è che è la natura. È la natura che è così, e quindi non è che una li può incriminare, queste persone. Lei può pensare un modo per togliere la discriminazione dal nostro paese? Ci vuole più umanità. Lei è contraria o favorevole alle unioni civili delle persone dello stesso sesso? Questo non è che sono tanta convinta, per il fatto che vogliono i figli, e non è giusto, perché un figlio deve avere una mamma e un papà. Lei sa che cos'è l'omofobia? Certo, so che cos'è l'omofobia, è avere paura del diverso, purtroppo è una forma razziale che combattiamo da moltissimi anni. Purtroppo questa forma razziale viene utilizzata da Sigmund Freud, che definisce gli omosessuali come degli invertiti. Purtroppo da questa descrizione non siamo riusciti mai a capire, a comprendere questo problema qua. Tutti abbiamo un lato latente, e non dobbiamo essere omofobici, perché bisogna essere reali con le persone, concreti, e vivere ognuno le nostre esperienze. Lei pensa un modo per contrastare l'omofobia? Sì, io penso che dobbiamo accettare tutti, e dobbiamo essere tutti uniti. Non solo contro l'omofobia, ma anche verso qualsiasi forma di razzismo. Ricordiamo la Shoah, ricordiamo il genocidio di Cosmo, si chiama? Mi ricordo. Lei è favorevole o contraria al matrimonio tra persone dello stesso sesso? No, sono favorevole. L'importante è che loro siano felici, io sono contenta per tutti, perché bisogna apprezzare, per il gesto di coraggio. E per quanto riguarda l'adozione invece? No, perché credo che un bambino deve avere una madre e un padre, noi siamo stati generati così. Però attenzione, meglio che l'adotti una coppia omosessuale e non che li buttano nella spazzatura o vanno ad abortire, perché è un omicidio questo. Ok, perfetto. Dipende dalle situazioni comunque, perché un bambino deve vivere felice. Okay, non diamo la felicità ai bambini. Grazie. Lei sa che cos'è l'omofobia? L'avversione contro le persone omosessuali. Lei cosa ne pensa delle persone omosessuali? Penso che siano delle persone e basta, non altro. Lei pensa a un modo per contrastare l'omofobia nel nostro paese? Secondo me bisognerebbe insegnare dalla scuola che non si nasce, cioè che non si diventa omosessuale innanzitutto, ma è una forma, diciamo, della natura, cioè uno è fatto così, è una persona che ha le sue caratteristiche, ma di cui si dovrebbe soprattutto valutare quella che sono le emozioni, i sentimenti della persona, senza interessarsi del discorso esclusivamente sessuale, perché è là che praticamente la gente si focalizza, e secondo me non è questo il discorso. Le persone, noi siamo tante persone di diversi generi, quindi maschile, femminile ed etero. Lei quindi è favorevole o contraria all'unione civile tra due persone?
Io sono favorevole all'unione civile, perché sicuramente se due persone vivono insieme, hanno bisogno, hanno voglia di lasciare, non so, la casa o altri beni, alla persona a cui hanno voluto bene, perché secondo me le persone che sono omosessuali si vogliono bene come gli etero. Per cui credo che sia una cosa civilissima che ci sia appunto quest'unione, in maniera tale che ognuno poi decida e faccia le sue scelte in relazione ai sentimenti che ha. E per quanto riguarda invece le adozioni? Guardi, io ho visto anche in televisione che in America, in Svezia, le adozioni che si fanno tra le persone omosessuali non hanno creato problemi. Io sinceramente sarei favorevole, sicuramente insomma l'Italia ancora non è pronta per questo tipo di discorso, perché appunto si individua semplicemente la coppia come etero, poi c'è anche la Chiesa che dà, insomma, dà il suo sostegno a questo discorso. Io penso che un bambino cresca bene se cresce nell'affetto e nell'accoglienza e nell'amore. Ora, che glielo diano due persone omo, che glielo diano due persone etero, perché molte persone etere purtroppo non sanno né amare e né, diciamo, seguire i propri figli, quindi io sicuramente sono favorevole. Lei sa che cos'è l'omofobia? No. È l'avversione verso le persone omosessuali. Lei cosa ne pensa delle persone omosessuali? Sono persone tranquille. Lei è favorevole o contraria al matrimonio tra persone dello stesso sesso? Sono favorevole. Per quanto riguarda invece l'adozione? L'adozione no. Perché? È perché un bimbo cresciuto da due maschi non mi sembra una cosa buona. Dimmi Fabio, cosa ne pensi dell'omosessualità? Ognuno è libero di manifestare la propria sessualità senza pregiudizi e senza vincoli. Per quanto riguarda le persone che disprezzano gli omosessuali, è una tua opinione? Disprezzare oggi come oggi diciamo che va di moda, in quanto si disprezza ciò che è diverso dall'altro. Quindi è più una sorta appunto di fobia, paura del diverso, quindi uno tende ad allontanarlo disprezzandolo, proprio che sia ingiusta, in quanto non vedo nessuna anomalia. Comincio. Ok, perfetto. E per i matrimoni sei favorevole o contrario? Allora, innanzitutto per i matrimoni c'è proprio una mia opinione, che io non sono per il matrimonio ma sono per la convivenza, quindi ognuno è libero di convivere con cazzo vuole. Lei sa che cos'è l'omofobia? La paura del diverso, insomma. Lei cosa ne pensa comunque delle persone omosessuali? Cioè, sono persone come tutte le altre, cosa posso pensare? Assolutamente, non è certo una malattia, ok, è un modo di essere che può essere diverso dal mio, ma rientra sempre nella normalità dell'essere umano, cioè è un modo di manifestarsi che è diverso magari da chi non è omosessuale. Lei pensa anche un modo per contrastare l'omofobia? È più tolleranza, ma sicuramente andrebbe già l'educazione già prima nell'ambito del nucleo familiare, che bisognerebbe partire già dalle radici, quando il bambino è piccolo, i bambini sono piccoli, per insegnargli che non c'è diversità tra tutti noi, voglio dire, cioè ognuno ha il suo modo di essere, il proprio carattere, il modo di essere, però nella piena libertà, cioè non... quindi la famiglia, la scuola, bisognerebbe partire dal primo gradino per poi arrivare alle grandi organizzazioni sociali, dalla scuola per poi... E invece cosa ne pensa dei matrimoni, del matrimonio tra persone dello stesso sesso? Allora, anche lì piena libertà. L'unica mia perplessità rimane la possibilità, ecco, di per la coppia omosessuale l'adozione dei bambini, ecco. Lì non lo so, però questa è una mia pecca, lo confesso io, perché ho seguito varie interviste di coppie che già hanno adottato dei bambini, dove i bambini crescono con grande serenità. Anche perché poi la cosa fondamentale è farli crescere nella piena consapevolezza, con amore, eccetera. Però lì io un po' di... perché penso che è naturale che un bambino abbia come riferimento un padre e una madre. Non so io come funziona nell'ambito di una coppia gay, che per carità possono sposarsi, possono stare liberamente insieme, io non mi scandalizzo. Però non so in un bambino piccolo, non lo so, ecco, quella è una mia... pecca, lì un po' la guardo un po' la cosa della possibilità di adottare bambini da parte delle coppie gay, un po'. Lei sa che cos'è l'omofobia? Certo,
si tratta di atteggiamenti discriminatori o comunque di pregiudizi nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, eccetera. Pensate anche un modo per contrastare l'omofobia? Ci vuole una legge, prima di tutto, che punisca severamente questi reati, e poi ci vuole un progresso forte nel senso dell'approvazione di leggi egualitarie sui diritti civili. Ed anche, diciamo, un percorso culturale che parta dalle scuole, già da nei bambini piccoli. E lei invece cosa ne pensa riguardo alle unioni civili tra due persone dello stesso sesso? Positivamente, ovviamente, perché ovviamente lo Stato è laico e abbiamo tutti il diritto di avere i diritti civili riconosciuti dallo Stato che ci rappresenta. E invece per quanto riguarda le adozioni? La CGIL ha approvato un emendamento sul documento politico durante l'ultimo congresso che chiede l'equiparazione fra le coppie eterosessuali ed omosessuali, quindi pieno accesso ai diritti a tutti i diritti, quindi mi riconosco in questa posizione, diciamo. Benissimo, grazie.